Per dovere di ospitalità, però, stravolgo la scaletta semplicemente perché ce li ho qua, li avete chiaramente riconosciuti, quindi almeno presentarli, visto che un posto al sole è stato citato, e il parallelismo proprio tra quello che era. Tra quelli che sono, insomma, vari generi letterari e gli stereotipi, appunto, le situazioni, i personaggi, i colpi di scena e tutto quello che poteva essere, appunto, con le fiction e con le soap. Un posto al sole rappresenta la soap opera italiana più longeva, sono 22 anni, 5.000 puntate a maggio, quindi, insomma, veramente un record per la RAI, insomma, e per la fiction italiana. E abbiamo qua, in ordine proprio, insomma, di posizione, Raffaele Imparato che interpreta Ugo, è un avvocato. E quindi facciamo insomma un applauso, un avvocato appunto nella storia e un attore di Un posto al sole. Poi abbiamo Alessio Chiodini che è Sandro Ferri, il figlio del cattivissimo Roberto Ferri della fiction. E poi abbiamo da qualche anno un nuovo personaggio che raccoglie le simpatie del pubblico che è il vigile Salvatore Cerruti, detto Cerri, dall'amica Mariella, Cosimo Alberti. Il suo primo impulso fu di alzarsi e di avvicinarsi. Ebbero però il sopravvento un senso di imbarazzo, una mancanza di spontaneità, estranei alla sua natura, ma da cui non riusciva a difendersi davanti a lei. Decise di non disturbarla, di non interrompere il suo lavoro. Per combattere la tentazione di guardare verso di lei, girò la sedia in modo da voltare le spalle agli altri e si immerse nei libri, tenendone uno in mano davanti a sé e l'altro aperto sulle ginocchia. I suoi pensieri, tuttavia, volavano lontano, assenti a quel che andava leggendo. D'un tratto capì che la voce udita in sogno una notte d'inverno a Barichino era la voce dell'antipova. Colpito dalla scoperta, con una mossa brusca che non mancò di attirare l'attenzione dei presenti, voltò la sedia in direzione dell'antipova e prese a guardarla. La vedeva di scorcio, quasi di spalle, ma indossava una blusa chiara a quadretti, stretta da una cintura e leggeva con trasporto, dimentica di sé, come fanno i fanciulli. Con la testa un po' piegata sulla spalla destra. Talvolta restava soprappensiero, con gli occhi levati verso il soffitto, oppure socchiudendoli, guardava fisso davanti a sé e poi di nuovo si chinava sul tavolo, la testa appoggiata alla mano e con un movimento rapido, largo, copiava a matita in un quaderno qualche passo del libro. Osservandola, Yuri Andreevich trovava conferma alle sue antiche impressioni di Meliuzev. Non vuole piacere, pensava, non vuole essere bella, attraente, no. Ha una sorta di disprezzo per questo aspetto della femminilità. È come se volesse punirsi d'essere così bella. Ma questa orgogliosa ostilità nei propri confronti non fa che moltiplicare il suo irresistibile fascino. Com'è perfetto tutto quello che fa. Legge come se questa non fosse la più alta occupazione dell'uomo, ma qualcosa di estremamente elementare, accessibile anche al mondo animale, come se portasse dell'acqua o sbucciasse delle patate. A questi pensieri si sentì più calmo. Una rara pace gli inondò l'anima. La sua mente cessò di vagare da un'idea all'altra e senza rendersene conto sorrise. La presenza dell'antipova aveva su di lui il medesimo influsso che sulla bibliotecaria nervosa. Senza preoccuparsi della posizione della sedia, senza temere d'essere disturbato e distratto, per più di un'ora si immerse completamente nella lettura con maggior impegno di prima che arrivasse l'antipova. Frugò nella montagna di libri che aveva davanti, trovò quello che gli serviva e lesse avidamente due articoli che lo interessavano. Gli parve, poi, di potersi contentare del lavoro fatto e cominciò a raccogliere i libri per restituirli. La sensazione di impaccio che prima aveva provato era scomparsa.
e con la coscienza tranquilla e senza nessun secondo fine, si disse che con quel suo buon lavoro si era meritato il diritto di salutare una vecchia cara conoscente e che con legittima ragione si poteva consentire quel piacere. Ma quando, alzandosi, abbracciò con lo sguardo la sala, non vide più l'antipova, era sparito. Sul banco dove riportò i libri e le riviste giacevano ancora sparpagliati i volumi restituiti dall'antipova. Erano tutti manuali di marxismo. Probabilmente, nella sua qualità di insegnante, tornata in servizio, cercava di farsi per conto suo, con le proprie forze, la necessaria preparazione politica. In mezzo a uno dei volumi erano inseriti i moduli delle richieste di Larisa Fedorovna e nella parte che sporgeva si poteva leggere il suo indirizzo. Yuri Andreevich ne prese nota, meravigliandosi della strana indicazione via Kupecheskaya di fronte alla casa con le statue. Se ne informò subito. Si chiamava così una casa color grigio acciaio, ornata di cariatidi e di statue delle muse con in mano tamburelli, maschere e lire. Una casa costruita nel secolo passato da un mercante appassionato di teatro che volle farne il suo teatro privato. Era stata venduta dagli eredi alla giunta dei mercanti che dava il nome alla via, di cui la casa occupava un angolo, e a tutta la zona intorno. Ora, nella casa con le statue aveva sede il comitato cittadino e sul muro obliquo del suo basamento in pendenza, dove in tempi andati si attaccavano i manifesti del teatro e del circo, ora venivano affissi i decreti e le deliberazioni del governo. E Marcus dovrebbe essere il comico, Marcus. Quindi, Marcus. Queste sono state fatte dalla nostra socia, la quale sarebbe. Allora, il comico, comico e cosa? Grazie. Scusami, no, ma